Allora, raga, ci spariamo questo gioco, Vampyr. Bello questo avvertimento iniziale. Anche se è basato su conoscenze mediche comprovate del 1918, a volte stabilire dei possibili collegamenti tra teorie scientifiche e creature sovrannaturali, Vampyr si prende delle libertà per scopi teatrali. In altre parole, cercare di curare una malattia con le formule mostrate in questo videogioco. In altre parole, non cercare di curare la malattia con le formule mostrate in questo videogioco. E nessun top è stato maltrattato durante la creazione di questo gioco. Ovviamente c'è dell'ironia. Di che si tratta? Si tratta di un gioco creato da Don't Know, che sono quelli di Remember Me e Life is Strange, quindi due giochi, tanta roba. Don't Know, raga, secondo me è veramente brava nel saper creare atmosfera nei giochi. E non parlo di texture, non parlo di atmosfera, che a volte è anche meglio, insomma, di texture ben definite. E praticamente è un gioco sui vampiri. Dovrebbe essere un GDR in terza persona, poi non mi sono voluto spoilerare troppo. Ma dicono addirittura che la difficoltà è in grado di, a alcuni punti, arrivare a rivaleggiare con quella di un Dark Souls. Staremo a vedere. Interessante anche questa cosa che dice che ci sono delle scelte, quindi avevo visto che c'erano due o tre finali disponibili, uno bello, uno brutto, uno intermedio. Quindi non possiamo, ci sono salvataggi automatici, quindi di conseguenza ci saranno delle scelte da prendere, insomma, vedremo. Vampyr, va, iniziamo. Mi ispira, poi non gioco a giochi sui vampiri da, boh, non so, da Legacy of Kain, Soul Reaver, qualcosa del genere, cioè veramente tanto, quindi insomma, interessante come cosa. Opzioni, vediamo che cacchio si può fare. Remember Me è un gioco che secondo me è stato sottovalutato, perché era bello, a me insomma era una bella storia. Allora, modalità storia, vediamo un attimo. Allora, sfida ridotta, così eliminerai una parte importante dell'esperienza di gioco, lasciamo perdere. Gioca la modalità originale, ecco, questo potrebbe essere interessante, è originale quindi. L'avanzamento del personaggio è più veloce se uccidi i cittadini, la difficoltà dei combattimenti è correlata al numero di cittadini che uccidi. Questa cosa qua non l'ho capita, però la scopriremo. Modalità più impegnativa: il tuo potere in quanto vampiro è vincolato ai cittadini che decidi di abbracciare. I nemici sono più difficili da uccidere, colpiscono più. Beh, quello originale, raga. Quello originale. Quella che gli sviluppatori hanno deciso di riservare a noi in via originale. Poi. Difficile, credo che sia proprio una cosa anche forse esagerata. Poi comunque effettivamente leggendo qualche recensione qua e là, effettivamente dicono che il gioco non è affatto semplice. E insomma, poi scopriremo bene perché ho letto delle cose un po' in 12 modo queens for vago the Red per evitare Queen di under appunto Crown of rovinarmi Stone. l'esperienza. 8 voracious 8 beasts spawned bestie. from 8 restless knights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Poi raga, Londra del 1918, Death. vampiri, mi aspetto tappa Since the apple was atmosfera. plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare.
to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Noi impersoniamo lui, lui dovrebbe essere il protagonista. Naturalmente è morto, è stato ucciso ed è stato risvegliato. Madonna. Direi di seguire la scia di sangue. Mi sa che dobbiamo pappare questa. Ma mia moglie. Lo sapevo che eri vivo. No. Non farlo. No. Era la sua ragazza questa. Credo. Perché da come l'ha abbracciato. Era sua sorella. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. No! Please, a moment, let me explain! Merda! È una bella situazione di merda! These patrols are after me! No! No! Don't shoot! This is a nightmare! I need to get out of here! This can't be happening. Over there! One of those vermin. One of them. No! Please! Stop! I mean you no harm! Questi c'hanno le pistole. What's going on? Giù di qua?
Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Sono bloccato. Che cazzo? Aspetta. Ho un macete. Premi quadrato per eseguire un attacco a mischia. Gli attacchi a mischia e le schivate consumano energia. Ok, come Dark Souls praticamente. Cioè come Dark Souls, come un action GDR. Per ingaggiare i nemici. Aia. Basta. Posso succhiare il sangue, no? Ma lui recupera la salute. Lui recupera la salute. Devo giusto un attimo capire se c'è roba che posso distruggere. Mi dispiace. Sì, ma non è che ogni volta che uccidi dici mi dispiace e va bene. Sei... Stiamo facendo un casino. Ma il coltello? Ah, ok, ce l'abbiamo. Perfetto. Carino il sound. Controllo, raga, giusto per capire anche se c'è roba da... armi nuove, non so. Qua dobbiamo... eliminiamo lui. Avete visto cosa è successo? Abbiamo subito un po' di danni e ci ha ridotto la barra della vita. Perché probabilmente noi siamo vampiri e quindi la vita a quanto pare si rigenera. Però se subiamo troppi danni comunque la barra della vita viene accorciata in qualche modo. Qua però non c'è nulla, mi pare, con cui possa interagire. No, pare proprio non ci sia nulla da fare. Oh, vabbè, uccidi pure questo. I need help. Die, you fucking leech. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Il sole. Porca vacca. It feels like it's burning me to the bone. Alcuni elementi come il fuoco infliggono un danno aggravato che riduce la tua salute massima. Ok. I need to find somewhere to hide. It's locked, all right. Let me go. Ma questo qua sta lì. Questo qua sta lì e spara. Questo è il problema. Ah, ok, se tengo premuto. Ah, ok, così corro. Perfetto. Andiamo a utilizzare le coperture, raga, per avvicinarci a questa gente. I cannot enter. Si aprirà da questo lato. Bello anche il level design, perché se veramente ci sono porte da aprire, insomma, è figo. È figa come cosa. Cancelli da aprire anche da altri lati, un po' la Resident Evil, no, i primi Resident Evil. Bravo, usa l'armadio, blocca la porta. Place seems abandoned. I should be safe enough here.
Ok. Sorry. Whoever did this to us, I will find them. Ok. Va bene, continuiamo a esplorare. L'ambientazione sembra molto carina. Sole e fiamme, nuovo collezionabile. Le sanguisughe non temono il sole o il fuoco. Il fuoco è la nostra arma. Ok. Debolezze dei vampiri. Va bene, ma qua inventario. Vabbè, ma queste cose io direi che le scopriamo più avanti. Adesso continuiamo a esplorare l'edificio. Scellini. Quindi c'è anche un sistema di acquisto. Oh, ok. Questo era un vampiro, anche questo. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him a knife. Okay. Era un That's becchino. impossible. Cioè, un delinquente comunque che ha rubato a lui che l'aveva trovato morto. Era solo orologio. Orologio. Ora però non sappiamo cosa ce ne possiamo fare di questo orologio. Vediamo. Bottiglia di alcol, non sappiamo cosa possa servire. Boh, continuiamo a esplorare. Qua non c'è nulla. Bello, bello, mi piacciono questi giochi, mi sta... Che è sta roba? Non si vede lo specchio? Forse? Ha un morso sul collo. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Ok, un vampiro l'ha morso. E poi i becchini l'hanno buttato giù nel fosso. I still have so much left that needs doing. Scellini. Ecco l'altro. Era un medico. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing.
No, it never got easy. Dettaglio. Revolver usato, una affidabile pistola di servizio, adottata dalle truppe britanniche come arma da collezione. Ok. Ok, poi abbiamo questo, poi l'orologio che non ho capito. Ah, questa qua è la mappa. Vabbè, è abbastanza grandicella comunque, eh? È abbastanza grandicella. Questo è il, ovviamente il fiume, il come si dice, il Tamigi. E, ci troviamo a Londra, ovviamente, raga. Ok? Quindi niente, andiamo. Vediamo qua che altro possiamo depredare da questo edificio. 15 ottobre, ho dormito male. Qua parla molto probabilmente di quello che ci ha depredato, di sua moglie Becky, non c'è più lavoro, la Becky ha vomitato là, molto probabilmente non stava bene Becky. C'è una puzza tremenda, dovremmo essercene andati, ma Becky non vuole, preferirei morire, mi ha detto con un sorriso inquietante. Il 22 ottobre Becky mi ha appena aggredita, si è lanciata su di me, dalle scale ha cercato di mordermi, e quindi è diventata una sanguisuga, una vampira. E ho dovuto colpirla, poi lei ha colpito me. Ho preso una pistola che avevo nascosto nel soffitto dall'inizio della guerra. Quindi molto probabilmente no, quindi non era roba sua. Questi qua era Becky, quella sottomorta, e sopra c'era lui che sta raccontando la storia e ci spiega che cacchio è successo in questa casa. Lui si è chiuso in casa, le ha puntato la pistola in faccia per prendere lui, si è chiuso in camera da letto, poi è dovuto scendere il giorno dopo per andare a mangiare, c'era Becky sotto che continuava a fissarlo. Non sono riuscito a premere il grilletto. Lei continuava a fissarlo. In casa c'è un silenzio tombale, non si sentono più rumori, Becky è morta. Perdonami, amore mio, non sono stato capace di salvarti. Presto saremo di nuovo insieme. Ma che, si è suicidato? Molto probabilmente lui si è suicidato con la pistola sparandosi. Cos'è sto letto? Ah, forse posso recuperare la salute dormendo? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. No, che fa? Non credo possa funzionare, amico. Rational thinking only. Spara. Beh, dai, come intro, insomma, sembra interessante. Poi siamo a ottobre, periodo di Halloween, quindi un bel gioco sui vampiri, secondo me ci sta. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing reflection. Ok, i letti dei nascondigli ti permettono di evolvere e riposare. Spendi punti esperienza per salire di livello e migliorare le tue abilità vampiresche. Inizia selezionando l'abilità disponibile autofagia.
Autofagia questa. Prosciuga il tuo stesso sangue per curare all'istante un danno aggravato e normale. Prosciuga il tuo stesso sangue. Il vampiro usa il potere del suo sangue per curare danni aggravati e normali, per aumentare la rigenerazione della sua carne, dei suoi nervi e delle sue ossa. Col tempo questa abilità vampiresca può diventare estremamente potente e sorprenderà di sicuro qualsiasi ignaro e cacciatore di vampiri. Pensiamo che i vampiri siano immortali, è vero, ma se si riesce a bloccare la loro capacità di rigenerazione naturale, sono più vulnerabili di quanto si pensi. Spendiamo i punti. 600. Ok, e l'abbiamo sbloccata. Ora non possiamo più fare niente. Guarigione. Ok. Che abbiamo qua? Aggressive. Un attacco ravvicinato che può tagliare tutte le creature viventi di fronte a te. Lancia di sangue. Quanto costa questo attacco ravvicinato? Costa 1000. Possono facilmente tagliare il tessuto. Sono molto utili per colpire altieri e qualsiasi preda. Usa artigli e vedrai gli umani diversamente, come carne tenera e morbida. Aumenta praticamente il danno. Vabbè. Non lo so se spendere questi punti. Fischio ombra. Ma questo dovrebbe essere l'attacco base, dai, potenziamo questo. Potenziamo questo. E vediamo, dalla corta distanza. Ok. Ora seleziona riposa per salvare le tue scelte. Va bene. Però abbiamo già riposato, quindi ci muoviamo. Interessante questo aggiornamento missione. È di nuovo sera. Ora mi trovo a Londra, nei pressi del porto dell'East End, credo, ma non conosco questa parte della città. L'unica cosa che so è questa: qualcuno sta uccidendo gli abitanti, li sta massacrando, martoriando e beve il loro sangue, vuole trasformarli. E questo che hanno fatto a me, la mia povera Mary, la mia povera sorella, devo seguire la scia di sangue, trovare risposte. Forse dovrei cominciare chiedendo cosa è successo mentre ero via. E poi cercherò chi mi ha fatto questo, chi mi ha reso quello che sono oro. Ora, raggiungi il nord del porto. Ok, quindi diamo un'occhiata alla mappa e scopriamo dove dobbiamo andare. Ok, qua a nord. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ok. C'è qualcuno che bussa alla porta comunque. Eccoli, mi stanno cercando, raga. Ora These questa people porta è want me aperta. dead. I need to leave now. Andiamocene. Ma mi sta intrigando, mi sta intrigando. Here's the leech. My head's spinning. Oi! Come on, you coward! It's locked, all right. È chiusa a chiave. Chiavi qua io non ne vedo. Magari dovremmo tornarci più avanti. Questa mi sa che è chiusa. Allora, vediamo. Ma qua, aspetta che è. Paletto usato. Le armi secondarie possono essere usate premendo triangolo. Hanno degli effetti speciali e consumano energia. Ok. Un attimo. Ok. Molto probabilmente sto paletto è per uccidere i vampiri. Ora questa porta è accessibile.
Mentre invece quella sul... queste qua dovrebbero essere ancora bloccate. Ok. Robe da raccogliere non ne vedo. Figo, figo, mi sto prendendo bene. I must reach the West End. Go back home. I cannot enter. Premi triangolo per usare il tuo paletto e infliggere un danno da stordimento. Il nemico stordito può essere... Ok. X per mordere un nemico stordito. Mordere un nemico fornisce sangue. Per usare le abilità e ricaricare la tua salute. Ok. A strength I never knew I had. Va bene. Allora, giù c'è un altro, eh. Allora, qua credo che vorrei provare giusto a distruggere qualche cassa, ma non credo che. Ora che hai del sangue, premi R1 per scatenare un'abilità vampiresca. Ah, ok. Ok, ho capito. Lo succhiamo. Vai. Learning the limits of my body. Oh. Aspetta, stordiscilo. Succhiali il sangue. Ah, vedete che se succhio il sangue... Aia, ho finito la stamina. Aia. Madonna, ma è fortissimo. My strength, ok. My reflexes. I'm not human anymore. Se succhio il sangue riesco ad aumentare nuovamente la mia barra della salute. Scellini. Ah, interessante come gameplay, davvero mi sta piacendo di brutto. Quindi il paletto non è per uccidere i vampiri, ma per stordire i nemici. Deve entrare o uscire nella zona di quarantena senza un permesso scritto dall'autorità sanitaria locale. Un impiegato autorizzato deve alterare, distruggere o rimuovere questo biglietto. Violi questa disposizione sarà oggetto a una sanzione. Va bene. Ma mi sa che dobbiamo controllare bene tutto, raga, perché cose da raccogliere potrebbero tornare utili. Cioè, devo capire un attimo, magari queste sessioni, le prime sessioni saranno un po' lenti, ma mi servono giusto per capire come, anche capire come interagire col gioco. Non vorrei perdermi monete o quant'altro. Ah, qua c'è altra roba. Il tuo re e il tuo paese hanno bisogno di te. Unisciti all'esercito britannico. Va bene. Propaganda non ci interessa. Il tuo re è ancora e basta. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. It's locked, all right. Chiusa chiave. Oh, un topolino. Thirst for blood. Ah, e mi migliora? Non so se mi... I cannot enter. Non so se mi ha migliorato molto la salute.
Cioè, se l'ha fatto davvero poco. Naturalmente qua dovremmo ritornarci, non so. The dizziness from the jump. I can now control it. I cannot enter. Chiusa chiave. Ma non posso passare. Qui deve esserci roba magari di valore, però. Chiusa chiave, non posso girarla, credo. Ho trovato qualcosa. Scellino. Ma con questi scellini c'è anche da capire che cacchio. It's locked. Ovviamente chiusa chiave. I topi. I have this. Sì, ma. Ma non mi migliorano la salute, cioè. Non mi migliorano la salute. Non vedo miglioramenti nella barra, no? Ah, però mi potenziano il potere. Mi potenziano il potere. Ok, ok. Ok. I cannot enter. Chiusa chiave. So many questions unanswered. Va bene. Scellini. Il porto. Stato del quartiere è stabile. Che vuol dire stabile non si sa. Streets of London become a mausoleum. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Ah. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ok. Attiva, disattiva i sensi. Ok. The smell is so strong. Va bene. Qua non c'è niente da prendere. Diamo un'occhiata anche qua sotto, raga, magari. Può saltare fuori qualcosa di utile. Ma infatti. Frammento di alluminio. Grasso lubrificante. Oh, ma qua c'è un passaggio. This is a slaughterhouse. It's locked. Chiusa chiave. Ma non c'è una chiave. Niente, ma molto probabilmente non so ste chiavi dove le recuperiamo. Dove ci troviamo? Controlliamo anche la mappa. Ok, abbiamo effettivamente raggiunto la zona nord. Allora io dovrei. Ma qua è open world praticamente, semi open world insomma. Posso andare dove mi pare praticamente. Non so. Non so se. Ho paura di perdere. No, ma qua si va. Si va random. Qua mi sa che sono zone che poi possiamo riesplorare nuovamente. Quindi conviene effettivamente seguire la scia di sangue. Ma qua c'è altro sangue qua sotto comunque, eh. Vedete? Se zone qua di sangue. Ma mi indicano cose, ma non capisco bene che cosa. Perché lì effettivamente c'è un ingresso. C'è. Boh, per il momento limitiamoci a seguire questa scia di sangue. Questa porta però la posso aprire.
Andiamo a vedere. Ah no, è chiuso. Merda. Devo andare di qua. Allora, seguiamo le tracce dell'assassino. Nascondiglio, nuovo nascondiglio disponibile nel quartiere. È questo? Nascondiglio, hai appena trovato un nuovo nascondiglio. Qui puoi spendere dei punti XP. Ok. Ok. Rifornisci tutto. Lascia. Qui cosa possiamo fare? Qua possiamo creare cose da analizzare. Sei su un banco da lavoro, puoi creare farmaci per curare cittadini malati, sieri per potenziarti, miglioramenti alle armi per migliorare e personalizzare le tue armi. Ok, questi qua sono farmaci, però ovviamente non possiamo fare niente perché ci servono ingredienti, quindi lasciamo perdere per il momento. Questa non può essere migliorata perché ci servono viti e quant'altro. Qui abbiamo un orologio, ricicla, valore di rivendita buono. Ok, possiamo praticamente o riciclare i componenti. No, non volevo. Vabbè, fanculo. Oppure rivendere la roba. Può essere riciclato in componenti. Praticamente o ci pigliamo i soldi o ricicliamo le robe. Vabbè, ricicliamo tutto, dai, sti cazzi. Poi vedremo bene. Altri componenti lì praticamente. Ok, qua non c'è più niente. Vabbè, niente, io direi che adesso dormiamo. Non so quanti punti esperienza abbiamo ottenuto, ma credo pochi, praticamente niente. Ora in teoria dormendo dovremmo recuperare la salute, se non sbaglio. La nostra barra vitale dovrebbe rigenerarsi. È fatto così. Ok, perfetto, perfetto. Figo, raga. A me sta piacendo. Spero anche a chi guarderà questo video. Vi invito come sempre a mettere un mi piace e iscrivervi al canale se vi fa piacere. E ci vediamo alla prossima. Bella.